che abbia riferito di averne prese tante, a mio parere indica un elemento, è un elemento determinante sotto il profilo del meccanismo di attuazione di queste lesioni, perché come sappiamo in questo processo sono state avanzate altre ipotesi alternative. Addirittura il ragazzo, quando è stato chiamato l'ambulanza, si diceva c'è un ragazzo che si sente male. Non vi è motivo di dubitare, a mio avviso, dell'attendibilità di Scaroni, proprio perché non solo lui ricorda anche la testa di PG Dufour, che vi assentirono nell'immediatezza della sua ripresa di conoscenza dopo il coma in ospedale, ricorda che solo a far cenno dell'episodio il ragazzo era ancora terrorizzato dal discorso della polizia. Ogni dubbio comunque è fugato dalla consulenza medica, che ci dice che le gravissime lesioni riportate da Scaroni sono compatibili con l'utilizzo di uno strumento che non è il vero individuato, ma che si è espresso con una notevole energia. A domanda specifica, questo strumento, queste lesioni sono compatibili con un manganello. Si è cercato di approfondire la tematica se potevano essere state causate da un sasso, posto che, come abbiamo più volte sentito da svariati testi, fatto sta che non ci sono elementi utili dal punto di vista medico-legale a definire univocamente l'oggetto contundente. Certo, se fosse stato un sasso, pagina 10 della relativa audizione, una pietra dovrebbe essere di una certa dimensione, massa importante, scagliata, dovrebbe essere di una certa dimensione, con una superficie ovale, non spigolosa, proprio perché mancano le lacerazioni, e quindi dimensioni significative. È stata esclusa anche per scrupolo, questo esponente dell'accusa aveva chiesto al consulente l'ipotesi, che era stata ventilata con una deposizione che in realtà aveva, è incredibile perché altri termini non so definire, dall'ispettore Cingamini della Digos, quando aveva detto che aveva sentito o visto un tifoso sbattere due volte la testa contro la parete del treno, evidentemente in maniera così forte da sentire, dal far sentire, far risaltare il rumore del relativo impatto. Spendo qualche parola solo perché, voglio dire, al linguaggio comune dovrei definire questa deposizione una deposizione sfrontata, non saprei come, è difficile da qualificare. Ma in ogni caso il consulente ha chiarito che se quelle lesioni che sono state infatti riportate da Scaroni si fossero così determinate, ci voleva una spinta, una forza assolutamente non compatibile con quel tipo di azione. Quindi le lesioni gravissime che Scaroni ha riportato quel giorno sono state sicuramente determinate da colpi di manganello, verosimilmente usate al contrario, verosimilmente da più persone, e cioè dagli operatori di polizia. Il problema di questo processo è verificare se queste lesioni, che sicuramente sono state maturate in un contesto con quelle modalità, siano ascrivibili secondo un criterio di responsabilità penale agli attuali imputati. Questo è il problema, e poiché sappiamo che arriviamo a questo processo dopo due richieste di archiviazione da parte dell'ufficio che rappresento, non ho problemi a dire che c'è stata una certa riluttanza da parte dell'ufficio che rappresento ad andare avanti, perché ci si è dovuto misurare con una sorta di irriducibilità delle categorie dell'ordine pubblico a quelle del diritto penale, che noi sicuramente in quest'Aula siamo tenuti ad applicare. Cosa voglio dire? La situazione che aveva di fronte il mio ufficio era purtroppo quella per cui, a seguito anche delle indagini fatte, ritengo con assoluta tranquillità tutto quello che si poteva fare, molto semplicemente per le forze dell'ordine queste lesioni non si erano verificate. Mi riferisco al fatto che sono state sentite, come ci ha detto il commissario Taufe, tutte, o quasi tutte, ma insomma spero che non abbiamo proprio tralasciato un test chiave, che oggi sarebbe tutto chiave, le persone che erano presenti in servizio di ordine pubblico quel giorno, e nessuno delle forze di polizia ha visto ha visto un ragazzo a terra su cui si accanivano i poliziotti con i manganelli. Nessuno ha visto.
Comunque voglio dire, si tratta di fatti che si verificano nell'ambito di un servizio di ordine pubblico in cui c'è un'abbondante possibilità di documentazione e guarda caso dei fatti dei punti che ci interessano la documentazione di videoripresa non c'è. E c'è quindi evidentemente per noi operatori del diritto una riluttanza a applicare in sede penale regole, categorie proprie dell'ordine pubblico che sfuggono al principio della responsabilità penale personale. Il problema era questo, ovviamente noi abbiamo bisogno di sapere a chi persona fisica è da attribuire il fatto di lesione. Altro drammatico aspetto di questo processo è che oggi, udienza finale, manca un risarcimento da parte dell'amministrazione nei confronti della persona offesa, aspetto drammatico perché si potranno porre in sede penale tutti i problemi che volete, che voi oggi siete chiamati a risolvere. Sicuramente che le lesioni di Scaroni siano state procurate da operatori della Polizia di Stato, purtroppo penso che sia pacificamente dimostrato in questo processo, e a fronte di questo ci doveva essere, dovevamo arrivare oggi con una situazione diversa, quantomeno dal punto di vista risarcitorio. Ma prendo atto altresì che quello che ci ha raccontato il dottor Malfatti nella sua deposizione, che è parimenti una deposizione da manuale, cioè dove sembra che sia andato tutto assolutamente bene dall'inizio alla fine, in realtà non è conforme ai fatti. A fronte dell'attività meticolosa del commissario Tauf, che ha sentito insieme ad altri due operatori della Polizia di Stato in costruzione tutti coloro che vi erano, che erano impegnati in ordine pubblico quel giorno a Verona, è stata identificata la squadra che si trovava in cima alle scale alle 19.30 di quel giorno. E io direi che l'identificazione è stata fatta correttamente, sicuramente la squadra di Cotta era lì. Abbiamo visto che nella dinamica dei fatti cosa succede? Allora, ovviamente noi sappiamo che non è vero che non è successo niente, che non è vero che non c'era nessun ragazzo a terra su cui si accaniscono i poliziotti. È vero, purtroppo nessuno dei signori che in quel lasso temporale era lì della polizia ci dice che ha visto e chi c'era lì. C'era la squadra di Cotta e il problema a mio parere sta solo nel senso di capire se oggi mancano dei deputati, non sono deputati di oggi, sono sbagliati. Torno un attimo sul fatto che, ma una parola di contorno a mio parere, che appunto il materiale di videoripresa che abbiamo in atti, il fatto che ci fossero quelle sfasature, indica a mio parere che altri sapevano e qui non hanno deposto in maniera conforme alla legge, altri sapevano quello che era successo. In modo particolare mi riferisco all'ispettore Mauri. Perché? Perché Mauri abbiamo curato quello che era cosiddetto la voce scientifica 2 che dice appunto Matti Barbedere quando è, e ci ha spiegato questo riferimento anche alla precisa domanda del giudice dicendo: ma quando noi abbiamo saputo che c'era il questore, ci aveva convocati, che c'era la famosa battuta del questore Cingana, io sono a vedere che c'era, ho detto che c'era sicuramente l'immagine, la comunicazione di cercare immagini di un arresto che si era verificato tra le 21.08 e le 21.19, mi pare, quando siamo alla terza e ultima carica, qui le poliziotti stanno sul treno. In realtà è chiaro che ciò non significa niente. Non risponde né alla, probabilmente, alla preoccupazione per cui il questore aveva chiesto conto una volta che aveva preso in ospedale, era stato ricoverato Scaroni con quelle lesioni, e il esperto era già chiaro, le lesioni da violenza lui, certo si poteva ancora, era ancora aperta l'ipotesi che le lesioni fossero da ricondurre a una con un sasso magari probabilmente sempre da fuoco amico, quindi in tal senso il questore chiedeva approfondimenti, è ovvio che non c'entra nulla, tutta l'attenzione degli operatori e funzionari è posta sul fatto che là non è successo nulla e che invece si sono diciamo, fatti degli arresti allo stadio, arresti di ferite, è stata fatta l'attività, eccetera. In realtà Mauri, a mio parere, rende una deposizione per cui ci sono gli estremi per la trasmissione
alla procura per il vaglio effettivamente della veridicità delle sue. Concludo anche sante d'ora, pensando il fatto che questo processo insomma, è molto articolato, ma nella sostanza si è forse stato bene fare questa istruttoria dibattimentale. Spendo solo due parole per dire che è lo stesso che a fronte della deposizione del bacchierato, che abbiamo scritto come testa, ma avrebbe potuto avere un ruolo diverso, qui facendo parte della squadra, è lo stesso scarnicchio che ci consente di ricostruire in maniera coerente con le dichiarazioni di Scaroni l'azione della squadra, i componenti sono oggi le quali sono stati, perché come è emerso anche dalle contestazioni fatte a Totta, la carica è stata partita tramite pochi secondi direttamente con la squadra Totta. Il mio consiglio sono andate nelle squadre delle parti in tavola. Mi chiedo pertanto che questo tribunale voglia mandare assolto Rulli per non aver commesso il fatto, per gli altri versiamo ipotesi di lesioni volontarie gravissime, per cui contestata anche l'aggravante dell'uso dell'arma, quindi la pena significativa, tenuto conto già dell'aumento dell'aggravante del fatto che non ritengo nel caso di specie che vadano concesse le circostanze generiche, perché si tratta di personale appositamente addestrato che non può permettersi di fare quello che per cui gli è invito, pressante anche nello stesso manuale, di far uscire un'utilità, una carica accumulata magari nel corso dello sviluppo dei fatti della sessione precedente, far uscire nel momento in cui si ha a contatto con una persona a terra. Ritengo che non sia assolutamente ammissibile il nostro emendamento. Quindi la pena per tutti gli altri imputati è quella di anni 6 di reclusione aumentati a 2 per le aggravanti. Chiedo che vengano trasmessi gli atti alla procura per procedere per gli stessi fatti a carico di Bagherato e per ipotesi di falsa testimonianza a carico di dottor Malfatti e del scrittore Mauro. Nessuno sa di me e lo farò solo perché tu non sai com'è. Brividi, sento quando guardo i lividi che han lasciato segni dei